Ginecologia oncologica, dalla prevenzione alla cura per una migliore qualità della vita, promuovere anche una corretta informazione sulle strategie di prevenzione, sulle nuove possibilità terapeutiche, consente come sempre di migliorare la qualità della vita. Ne parliamo oggi con un grande esperto, era un impegno che avevamo preso con voi e con il professor Massimo Franchi, che tra poco potremo vedere dopo la sigla. Ricordo che il professor Franchi è il professore di ostetricia e ginecologia all'Università degli Studi di Verona e il direttore della unità operativa di ostetricia appunto e ginecologia presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Dopo la sigla lo incontriamo. Il tema della ginecologia oncologica è un tema molto importante, anche con delle forse novità terapeutiche. E comunque sia, come sta andando la oncologia in rosa durante la pandemia e nel post-pandemia, che si spera tutti di agguantare tra non molto. Ne parliamo con il professor, era un impegno che avevamo preso con lui, Massimo Franchi, ben volentieri quindi, che ricordo essere il direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'azienda ospedaliera Università Integrata di Verona. Ben tornato dunque, professor Franchi. Benissimo, un piacere rivederla, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Che sono non pochi. Allora, senta professore... Non pochi, non poche. Ecco. Io direi, facciamo intanto un po' il punto sul tema, perché no, dei tumori ginecologici, è un tema molto ampio, lo so, ma in funzione anche del dire come stanno andando le cose, come sono andate le cose nel periodo pandemico e come stanno andando oggi. Come si è comportato il Covid a proposito di questo tema importantissimo? Il Covid è sicuramente... È stato un problema per tutta la medicina e anche per la ginecologia oncologica, ovviamente. Bisogna dire che in molti istituti come il nostro, che trattano queste malattie, c'è stata una certa lassità nel mantenere le regole più rigide. Siamo riusciti a operare, abbiamo visto i dati, almeno della nostra azienda, estremamente favorevoli, un numero di pazienti a operare, a trattare un numero di pazienti oncologiche, direi ragguardevole. Il problema ha colpito soprattutto invece i controlli post intervento o di queste malate. Chiaramente le limitazioni hanno distolto alcune pazienti, soprattutto anziane, per la paura di prendere il Covid e di venire da noi. C'è da dire che in ambito dell'oncologia ginecologica le donne sono estremamente consapevoli della loro malattia e noi che siamo ginecologi oncologi, poi parleremo su questo aspetto, cos'è il ginecologo oncologo in Italia oggi, abbiamo un legame con le nostre assistite così forte per cui noi ci siamo prodigati sia con le metodiche appunto come Zoom, come le varie possibilità di collegarsi in streaming e quindi abbiamo mantenuto nei limiti del possibile il contatto quasi come prima della pandemia. Dunque, senta professor Franchi, abbiamo la possibilità attraverso questa trasmissione anche di dare corrette informazioni. E c'è una domanda che mi perseguita perché ogni tanto torna nella posta che in redazione arriva quando diamo dei temi che andremo ad affrontare, ed è quello dei tumori in gravidanza. La gente si chiede, affrontarli si può senza compromettere la salute del bambino, la gente al femminile evidentemente. È un tema molto complesso. Purtroppo noi stiamo trattando una ragazza alla 34esima settimana con una neoplasia della porcia in gravidanza, proprio l'abbiamo vista proprio settimana scorsa. In realtà vi posso dire che la ginecologia oncologica permette in un'elevata percentuale di casi di ottenere una guarigione. Credo però che non ci sia nessuna condizione peggiore che non una neoplasia in gravidanza. Nel momento più bello della vita di una donna e di un uomo, ovviamente la gravidanza
e del proprio partner, è uno dei momenti più gioiosi. Avere una malattia anaplastica è un problema enorme. Però cosa possiamo dire? E qua ritorno al concetto del ginecologo-oncologo. In un centro come il nostro, in cui siamo abituati a vedere i casi che fortunatamente non sono frequenti, ma bisogna dire che aumentando l'età media delle gravidanze, i tumori sono generalmente correlati all'età, aumenta anche questo problema. Ebbene, devo dire un messaggio, non dico tranquillizzante, ovviamente, ma è possibile curare oggi i tumori in gravidanza in maniera appropriata. Vi dirò una cosa anche che può lasciare abbastanza perplessi. Noi oggi facciamo anche la chemioterapia in gravidanza. Ci sono le chemioterapie che usiamo per i tumori ginecologici, che dati da ovviamente clinici e un gruppo multidisciplinare esperto, può essere somministrato anche in gravidanza e si hanno risultati per molte neoplasie simili a quelli che otteniamo in termini di sopravvivenza. In gravidanza, simili a quelli al di fuori della gravidanza. Quindi un messaggio abbastanza, non dico confortante, però è possibile guarire anche di un tumore in gravidanza. Il problema qual è? Che la gravidanza rende più difficile la diagnosi generalmente e spesso, soprattutto per i tumori del collo dell'utero. Collo dell'utero è quella parte dell'utero presente in vagina, quello che si vede con lo speculum, con quello strumento appunto adatto a guardarlo. Non viene eseguita in gravidanza talvolta questa esplorazione, soprattutto all'inizio della gravidanza, o talora non viene eseguito un Pap test in gravidanza in una donna che non lo fa da molto tempo. Quindi questo è un messaggio importante, questi tumori possono essere curati, ma non è che non esistono. Quindi è importante, questo lo dico ai medici, ma soprattutto alle nostre pazienti gravide, è importante nelle tante domande che hanno la signora, ricordarsi che vi sono in gravidanza anche altre malattie. E generalmente, se non si pone la corretta attenzione, talvolta possono sfuggire, perché tutti si è concentrati ovviamente all'evento nascita e all'evento gravidico. Ho letto, professor Franchi, a proposito del tumore al collo dell'utero, che ogni anno sono moltissime le nuove diagnosi, 2500 addirittura, quindi prevenzione anche qua, vaccino, eccetera. Rimaniamo nell'argomento dei tumori e parliamo anche di quello all'ovaio. Nei tumori ovarici, anche qua, credo che sia sempre il solito ragionamento, diagnosi precoce e è fondamentale o no? Ma guardi, il tumore dell'ovaio, che è un tumore fortunatamente estremamente raro, è considerata tra le neoplasie rare, infatti, considerata una neoplasia rara, è purtroppo la neoplasia più letale in ambito dell'apparato genitale femminile. E quindi sono molto pochi, ma quando sono, talora sono malattie molto serie. Ebbene, cosa posso dire? Purtroppo tutti i nostri studi non sono riusciti per il tumore dell'ovaio a trovare dei sistemi di prevenzione validi, come avvengono per il tumore dell'endometrio, come avvengono da molti anni, come avviene da molti anni per il tumore della cervice uterina, come avviene per tumori del colon, per il tumore della mammella, eccetera. Quindi cosa fare? Cosa si può dire alle nostre ragazze? Alle nostre ragazze si può dire che il tumore dell'ovaio, noi sappiamo oggi, in un'elevata percentuale di casi può essere ereditario. Quindi è necessario, soprattutto dove in famiglia vi siano stati tumori della mammella o tumori dell'ovaio, rivolgersi a un ginecologo-oncologo per avere un corretto counseling. Questo è un primo aspetto molto importante, in quanto queste donne sono molto più predisposte della popolazione generale ad andare incontro a questa malattia. E arrivo subito e ribadisco a un ginecologo-oncologo, molto spesso le signore si rivolgono al ginecologo che hanno sempre avuto, al ginecologo che le ha fatte partorire, al ginecologo che le ha dato la pillola, che le ha trattate per la menopausa. Ebbene, un concetto importante che non è molto chiaro nel nostro paese, la ginecologia oncologica nei paesi più avanzati è una disciplina a sé stante dalla ginecologia. Quindi è un conto chi fa il ginecologo, è un conto chi si interessa ai tumori ginecologici, è uno specialista pur ginecologo completamente diverso dagli altri. Quindi questo è un discorso importante. Ginecologi e oncologi si trovano nei grossi centri come nel nostro, noi lei parlava di tumore dell'ovaio, siamo il terzo ospedale pubblico come numero di carcinomi dell'ovaio operati in un anno,
E quindi noi, le nostre porte sono sempre aperte nel nostro centro di ginecologia oncologica per dare gli opportuni consigli. Tenga conto che noi, per dire appunto qui a Verona, noi facciamo noi stessi ginecologi con i nostri colleghi oncologi medici, ma nel nostro istituto anche la chemioterapia. Quindi curiamo tutto tondo, non operiamo soltanto la malata, facciamo solo gli interventi diagnostici. Tornando appunto al tumore dell'ovaio, l'importante è ricevere le informazioni corrette ed è opportuno riceverle, come dicevo, da un ginecologo, oncologo, e poi non dimenticarsi la visita ginecologica tutti gli anni. In questo caso può essere associata un'ecografia, però di fatto non abbiamo un sistema per prevenire questa neoplasia. Ed è una malattia soprattutto che ha dei sintomi molto vaghi fin dall'inizio. Io ricordo che è importante segnalare che una signora sui 60 anni, circa 50-60 anni, che ha dei disturbi persistenti, soprattutto della digestione, un gonfiore dell'addome, un senso di malessere, specie se poi associato anche una perdita di peso, devono immediatamente considerare tra le varie ipotesi, parlare col proprio medico di medicina generale, ma considerare anche l'ipotesi del tumore dell'ovaio. Perché questa malattia molto spesso viene diagnosticata non subito. Non subito perché è una malattia che non dà dei sintomi caratteristici. E quindi una certa attenzione, soprattutto i disturbi digestivi, che spesso sono il primo segno di una neoplasia dell'ovaio. Ovviamente una signora che qualche volta non digerisce, non ha sempre non digerito, non deve immediatamente pensare alla neoplasia. Ma se il disturbo persiste o peggiora, non va bene usare il solito antiacido, il solito farmaco per la gastrite, ma allora è opportuno eseguire un'ecografia dell'apparato genitale, che può talvolta identificare prima dell'abituale una neoplasia dell'ovaio. Molto bene, professor Franchi, grazie veramente per la concretezza delle sue informazioni. Sono anche informazioni importanti perché non tutti erano al corrente, ad esempio, del tema chemioterapico. Nuovi approcci terapeutici. Credo che sia un aspetto che è opportuno in questa sede affrontare. Ho letto che sono basati su inibitori, su farmaci immunoterapici. Ora, parlare di immunoterapia, di tante cose, in questo momento di Covid, merita attenzione. E poi vorrei sentire qualcosa da lei sul ruolo della biologia molecolare e della, leggo testualmente perché me lo sono segnato, proliferazione genomica in ginecologia oncologica. La prego. Ebbene, è una domanda molto importante, questo piuttosto complessa. Anche in ginecologia la profilazione molecolare dei tumori è diventata fondamentale. Cosa sta succedendo in tutta l'oncologia e anche nella ginecologia oncologica? Si è passati da una ginecologia, da un'oncologia, diciamo così, tradizionale, in cui tutto un determinato tipo di tumore veniva curato in un determinato modo. Oggi, anche in ginecologia, si parla di precision, di malattia precisa, di precisione. Perché si è scoperto anche per i tumori ginecologici, questo è partito con la mammella, con le neoplasie di altri distretti, che non tutti i tumori ginecologici sono uguali, ovviamente, questo si sapeva, ma che i tumori hanno determinate alterazioni molecolari, per cui noi, avendo a disposizione farmaci particolari, possiamo curare quel tumore con quel tipo di farmaco. Non più una chemioterapia generale, come si è sempre usata, ma un farmaco cosiddetto biologico, che agisce precisamente su un'alterazione di quella neoplasia e colpisce selettivamente le cellule neoplastiche. La ginecologia è arrivata un po' tardi, perché all'inizio si sapevano queste cose, ma non si avevano farmaci a disposizione. Oggi anche in ginecologia, parlo dei PARP inibitori, soprattutto che è un gruppo di farmaci che si usa nel tumore dell'ovaio, la prognosi, cioè la possibilità di sopravvivenza del tumore dell'ovaio, è cambiata come non è mai stato nei decenni che hanno preceduto l'introduzione di questi farmaci. Quindi sono due momenti collegati, correlati. Un tumore viene tipizzato, cioè quel tipo di tumore è un tumore dell'ovaio, ma determinate alterazioni proprio intrinseche, biologiche, e come tale, sia con l'immunoterapia, sia con farmaci specifici, noi possiamo avere un trattamento che non è più un trattamento chemioterapico che uccide un po' le cellule buone e le cellule cattive, ma trattamenti che uccidono in prevalenza quelle cellule cattive. Questo direi che è un passo avanti enorme nella nostra disciplina.
Secondo aspetto, i progressi che abbiamo avuto in chirurgia. Un tempo nei tumori avevamo una chirurgia molto aggressiva con grosse demolizioni, per esempio dei linfonodi, che sono quegli organi deputati a formare i globuli bianchi, deputati alle nostre difese, che sono spesso i primi organi intaccati dalla crescita del tumore. Ebbene, oggi noi disponiamo di metodiche, il cosiddetto linfonodo sentinella, che ci permettono di avere le informazioni che avevamo un tempo, ma con interventi molto, molto più ridotti. Noi abbiamo in corso una sperimentazione, qui con me lavora il professor Uccella, un grandissimo esperto mondiale. Oggi noi stiamo sperimentando questa metodica, che è già nota per il tumore della vulva e per il tumore dell'endometrio, il tumore dell'utero, anche nel tumore dell'ovaio. Quindi questa è un'altra prospettiva. Ma direi che la prospettiva altrettanto interessante è la possibilità oggi di parlare, che per noi ginecologi è molto importante, di oncofertilità. Una volta una donna che era affetta da un'anaplasia ginecologica in età riproduttiva era condannata a non avere possibilità riproduttive. Oggi invece noi possiamo conservare i gameti, possiamo fare degli interventi che consentono comunque una gravidanza, quindi non è preclusa per molte anaplasie ginecologiche, ovviamente non per tutte, il fatto di poter avere un bambino o avere o mettere via i propri gameti. Questo noi mettere via così molto semplicisticamente. Noi qui abbiamo un centro di oncofertilità, il mio istituto, l'esperta è la dottoressa Di Paola, che si è sempre interessata di questi aspetti. Quindi oggi pensate che in molti casi, in una donna in età riproduttiva, non è preclusa la fertilità. Vi direi che questo è un messaggio molto positivo che possiamo dare con assoluta tranquillità. Anche qui, ovviamente, è importante che la paziente, la signora, si rivolga in centri specialistici. Cioè, essere operati in un'anaplasia ginecologica nel piccolo ospedale magari è più comodo per la paziente, però noi sappiamo dai nostri dati, dai nostri studi, che la sopravvivenza è completamente diversa quando si va in un centro di riferimento e che soprattutto si possono avere dei vantaggi, come ad esempio una perfetta consulenza in ambito della oncofertilità. Quindi questo è il messaggio che vorrei che sia dato. Talvolta è più comodo avere l'ospedale vicino. Nel nostro Veneto, nel nostro nord, abbiamo molti ospedali che fanno delle cose ottime, anche ospedali, non grandi ospedali, però l'oncologia generalmente necessita di una consulenza in un centro di riferimento. Successivamente sarà il centro di riferimento che indirizzerà la paziente per determinate malattie in ospedali di minori dimensioni e di minore esperienza specifica. Io direi, professor Franchi, che abbiamo adoperato tutto il tempo a disposizione per dare corrette, congrue informazioni e la ringrazio molto perché anch'io sono venuto a conoscenza per la prima volta di alcune informazioni che sono importantissime. Dobbiamo pensare sempre a chi ci sta ad ascoltare dall'altra parte di questa rete fantasmagorica, scintillante, ma molto nebulosa, che dobbiamo pure tener conto. Essere viva e pulsante dall'altra parte di un computer, di una telecamera o di un cellulare. Grazie dunque al professor Massimo Franchi, come sempre è un piacere incontrarla e sentirla parlare di cose. Abbiamo capito finalmente la figura del ginecologo oncologo, come si qualifica bene e quali siano le varie ramificazioni in cui spendere questa grande professionalità. Le dico, professor Franchi, alla prossima, a sorpresa vedremo un pochettino la prossima in che cosa la facciamo consistere. Va bene, sicuramente un saluto a tutti gli ascoltatori e chi ci guarda e sappiate che qua in azienda ospedaliera di Verona il mio gruppo, basta chiedere di avere una consulenza col gruppo del professor Franchi e avranno tutte le informazioni e tutte le possibilità di essere curate al meglio. A presto. Grazie professore, buon lavoro a lei e a tutto il suo gruppo dunque. A presto. Grazie. E grazie anche a voi come sempre per l'attenzione. Alla prossima pubblicazione, immancabilmente domani.